Signori cari, bentornati su... Oh mio Dio! Ah, oh mio Dio, oh my God! Oh, quei due su server 2 con un torneo da 5 perché oggi mi voglio rovinare. Sì. Quindi alla meglio... No, niente, mi è tornato in mente Roberto da Crema, quando hai sbattuto la mano. È fantastico. Voi che, ne sapete voi? Se avete meno di... A me 19. Oddio, è tornato in auge. No. Sì, ma ai tempi di Libero. E noi avevamo 19 anni quando facevamo 20, un Libero. 26 anni, se non avete 26 anni, secondo me, Roberto da Crema, forse l'avete visto in qualche meme. Però voglio dire, non è che vi siete non vissuti. È la stessa cosa, avete vissuto l'ansia. Vabbè, non, lasciate, perché che cazzo ne volete capire voi? Meglio così perché... i video Roberto da Crema. No, vabbè, raga, è roba trash di quando eravamo piccoli noi, non vi siete persi un cazzo. Ok, pronti? Allora, questo duello è piscione, questo lo piscione. Perché ti capita quello? Sì, ma vedi, ma sì, ma non è. No, non è contemplabile quel tiro che voglio fare io. Dai, ce la puoi fare, devi credere nelle palle che girano. Sì, tu stai scherzando, ma qua le palle mi girano veramente. Allora, facciamo andare questo episodio. Sì! No! Grazie. Cristina. Adesso lo faccio girare. Ma vuoi vedere che gira finché non ti ritorna dentro? Guarda, guarda. Facciamo andare in tendenza questo. Però mo ce l'ho. Più che altro per ricordare Roberto da Crema. Non, per non è che è morto Roberto da Crema. Ce la farò a prendere il giro. E andiamo. Poi c'era anche un'altra personalità importantissima dell'economia italiana, Vanna Marchi. Vabbè, quella la conosco. Per la vicenda giudiziaria la conosco. Dai, ma guarda che schifo di tiro, guarda. Entra! Non entra. Però hai fatto un botto di punti. Però se adesso tiri una palla giusta tu. Quanto cazzo la tiro la palla giusta, che qua è tutto un groviera di... Ecco, per esempio. Ma perché sgarra l'audio? Perché... Ok. Vai. Abbiamo dovuto recuperare. Allora, come si gioca a Peggle? Perché questo video è già in tendenza, no? Si devono prendere le palline arancioni con il moltiplicatore. Ma l'hai visto il video di Will Walsh? Che ha fatto coming out. Beh, genialmente anche. Sì, è un video molto molto breve, molto molto sintetico. Mi è piaciuto davvero tanto. Stavo pensando di fare anche un video del genere. Per quello spiegare c'è. Che non mi piace il formaggio. Porca puttana. Cioè, in realtà è molto più complicato di così. Se io mangio la pasta ci metto sopra una tonnellata di formaggio, ok? Sulla pizza mi piace molto il formaggio, ma quando a tavola mi porti il formaggio come pietanza io ti sputo. Perché per me il formaggio è un condimento, non un alimento. Il formaggio è buono, chi dice il contrario merita la gogna mediata. A me mi fa cacare il formaggio in sé. Ma che pa, ma che è oggi? Madonna, che culo. Ma che è? Poteva andarti veramente molto. Oh, mi hai nominato Will Bush. Eh? E comunque si sapeva Will Bush, non lo troviamo di Guglielmo, no? Insomma. Solo chi non aveva occhi per guardare non l'aveva capito, insomma. Ma sì, ma poi vabbè, alla fine che cazzo ce ne frega a noi. Ma va, fatti tuoi, perché ti sei... Vabbè, fatti tuoi pure il video. Cioè, frega un cazzo. Però vedi, lui con quel video ha voluto dare un messaggio. E il messaggio è che la sua preferenza sessuale non conta di più della sua preferenza in fatto, che ne so, di cibo o di colore. Cioè, che ne so, mi piace il blu, mi piace il cazzo. Bene o male sono tutte preferenze... No, ma è giusto. Normali. Per esempio io ti posso dire che a me questa mappa mi fa schifo al cazzo. Posso dirlo? Ma ci sono mappe molto peggiori, eh. Però questa mi fa schifo al cazzo perché c'è quella parte rotonda al centro che ti tenta. Sono Sinergo. Mi piace la pizza. E porca tro... Oh, buono così. Prendi quel viola, niente, oh. Quel viola deve... Se prende il viola moltiplica. Per chi fosse arrivato solo oggi e si fosse appassionato ai gameplay di Peggle, che vanno avanti dal 2000. Ma Chris! Bel tiro, sto avanti di qualche punto. E questa è la cosa importante. Sei avanti di troppi punti per quanto mi riguarda. Ecco come si fa quel tiro che voleva farsi. Guarda la palla dove è rimasta incastrata. Molto bello, molto interessante. Oh, sto a 60.000 punti. Ed è finita la partita. Ed è anche giusto così. Perché quella cazzo di cosa... Comunque dobbiamo ancora sbloccarsi i livelli, eh. Lo so, ma come facciamo? Un giorno ci mettiamo e ci... No, gufo contro gufo, però inizi tu. Allora, il gufo, vi spieghiamo. In Peggle ogni personaggio ha dei poteri speciali. Il gufo ha il potere speciale forse più sgravo del gioco, perché calcola...
autonomamente il tiro perfetto. Quindi tu guarda, guarda come sta andando bene questa palla. Quando ti fai aiutare dal gufo, hai praticamente la certezza di non fare un tiro completamente. Ah, ma ecco perché sbagliavo, perché è cambiato puntatore. Guarda il puntatore, è più grosso del normale ed è più storto del normale. Oh, è bianco. Scusate, ma pure tu hai preso il cazzo che ti frega lì. Sì, il verde. Adesso vi facciamo vedere come funziona il gufo. E guardate, adesso Redez fa un colpo e il gufo calcola automaticamente. Guarda, non si è spostato di una minchia proprio. Era già il meglio che potessi fare. Ho fatto una merda, quindi l'avrei fatto una merda prima. Giustamente, mo aspetti. Perché non iniziare dal viola, no? Te lo dice lui stesso proprio. Però niente, guarda che non ci ha aiutato un po' in... No, però insomma, forse da soli avremmo fatto peggio. Anche perché questa mappa è bastardissima. È davvero indegna sta mappa. E dai, oh, ci voleva andare verso quel viola, ma non c'era verso. Verso quel, ma l'avevo detto due volte verso. Non capita molto spesso. In una frase dire due volte verso. Tipo multiverso. Ormai i punti si fanno solo col cesto, ragazzi. Questa è una gara che si combatte in questo modo. Sul filo del rasoio. Porca min. Cazzo. Però qua quante cazzo di... Vabbè. Guarda, guarda. Io sto raggranellando punticini. Io penso di farlo. Dovrei farcela. Sì, sì, qua ce la fai per forza. Scusami, Buono. Ma che schifo. No, però poteva andare. Ma che schifo. Poteva andare peggio. Che schifo. Non ti devi lamentare perché poteva andare molto peggio di così. C'è in ballo una festa estrema. Facciamo vedere una festa estrema ai nostri amici che vengono dalla tendenza. No, facciamo vedere lo sculo di Sinergo. Madonna, che tiro! Che scu... Beh, dai, mo ci riproviamo. Continua a uscire quel viola lì che lo tenta. Comunque sia, c'è un problema di fondo che è il puntatore. Ma perché? Perché non mi piace, è storto. Oh, hashtag puntatore storto e guarda là. Te l'accompagna, come vuol dire... Prendilo quell'altro. Però mo tu fai feste estreme. Se ci avessi un'altra palla. E invece. Invece supera Sinergo 116 a 89. Ma tutto in su Peggle, tutto può succedere, ragazzi. Soprattutto se mi esce l'alieno. Ma esce il gufo a te. Invece esce quindi... il gufo a me. Quindi voglio dire, abbiamo già capito come dovrà agire il buon Rez. Dovrà agire in maniera un po' conserva Cristina. Frecata in culo, come si dice alle parti mie. In maniera un po' conservativa, ma adesso Redez prenderà quel verde, non tanto per prendere il verde quanto per privarmi della gioia. Che tiro di merda, guarda. Però hai fatto un sacco di punti. Scusami, leggi il mio punteggio. No, dico. No, scusami, leggi il mio punteggio. Sono un sacco di punti. Scusami, leggi. C'è il mio... chi non li fa quei punti. I bambini. E anche tu non li fai. Bambini in Africa non fanno tutti quei punti. Beh, mo arriva you. Arriva you? YouTube ci banna perché hai parlato dei bambini di colore dell'Africa. Così. Sì. Parlami dei bambini bianchi africani se ci riesci. Guarda là, mo va lo scivolo del Menga, dai, dai. Questo è proprio per... Madonna. Posso io recuperare questa? No, ragazzi, come cazzo faccio io a recuperare questa cosa? Vabbè. Purtroppo Peggle è un gioco che impone. E porca puttana, dai, il tiro era buono però. Il tiro era buono, purtroppo ha fatto un rimbalzo che definire bastardo è un eufemismo, vabbè. No, va bene, va bene, va bene. Non va bene niente, ma se per te è giusto. Allora, qua si rischia la festa estrema. Non per me però. Ma perché devo lasciare la festa estrema? Dimmi. Puoi farla tu. Ma cosa cazzo dici? Dimmi una. Non è possibile.
poi sperare in un rimbalzo sul viola, che poi rimbalza sul blu, che poi va giù, il cesto lo colpisce la palla e va sull'altro rosso. Puoi sperare in questa cosa. Ma la puttana, scusa, eh! No, 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 è un bel tiro veramente. Dai, ma posso perdere così? Ah. La prima di 5 battaglie mediatiche in tendenza. Ah, ma questa è la meglio di 5? Questa è la meglio di 5, questa è la prima che vinci da 5 di una... Perché la tradizione è giusta che venga avanti. Se vi siete sintonizzati solo adesso, sappiate che io faccio solo 5.000. Sul tiro finale io faccio solo 5.000 unicamente. Bene, non abbiamo registrato la videocamera, ma per il resto è tutto bello. Porca di una... vi beccate solo l'audio di questo gameplay, ragazzi. Ci dispiace perché... Al posto delle nostre facce ci saranno le immagini di un cazzo di sicurezza. No. Forse la nostra immagine c'è. Sì, che c'è. Forse. Certo che c'è. Sono quasi sicuro di sì. Ci vediamo alla prossima, ragazzi.